Dioguardi Commercial, unica sede a Taranto, sulla litoranea ionica statale 106, zona industriale. Finanziamenti personalizzati, preventivi gratuiti. Castellano Arredamenti presenta la nuova collezione Garden Line di arredo per esterni. La tentazione di vivere l'esterno come l'interno. Venite a visitarci a Massafra. www.castellanoarreda.it. Pole Position Pneumatici, numeri uno nel settore. Prezzi vantaggiosi sulle marche più affermate. Convergenza ed equilibratura. Rettifica e saldatura cerchi. Lucidatura, ripristino fari, riparazioni parabrezza. Pole Position Pneumatici, di Tagliente Tiziana. Numeri uno nel settore. Taranto, via Generale Messina 136. Info 099 479 1134. Si effettuano soccorsi stradali. Per la pubblicità su Studio 100 TV, 099 47 16 555. Riprendiamo spostandoci a Ginosa nel prossimo servizio. È stato sottoscritto nella sede di Taranto il patto di adesione attraverso il polo Bibliorete TA1 della Biblioteca Comunale di Ginosa al Servizio Bibliotecario Nazionale. Il sistema delle biblioteche italiane, che mediante il proprio adeguamento agli elevati standard di qualità per la catalogazione e per la fornitura dei servizi, hanno inteso cooperare alla formazione e all'incremento del catalogo librario collettivo e dare vita ad una rete di servizi tra le diverse biblioteche aderenti per garantire la circolazione dei documenti in originale o in copia tramite il prestito interbibliotecario o l'accesso alle risorse digitali. La promozione delle attività finalizzate alla diffusione degli strumenti collettivi di elevazione culturale, tra i quali va annoverata la nostra biblioteca comunale, ha affermato il sindaco di Ginosa, Vito De Palma, costituisce uno degli elementi caratterizzanti le innumerevoli azioni politiche rese dall'amministrazione comunale in favore del territorio. La Biblioteca Civica di Ginosa, biblioteca di pubblica lettura specializzata in storia del territorio, è situata nel Palazzo della Cultura in Corso Vittorio Emanuele, una struttura multifunzionale dove sono situati anche un museo civico, un museo del parrucchiere, un museo del barbiere e una sala conferenze. Attraverso la procedura di adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale, ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione Marilisa Mongelli, abbiamo inteso valorizzare il patrimonio librario custodito nella Biblioteca Comunale di Ginosa e rendere disponibile all'intera cittadinanza anche le altre opere presenti in tutte le biblioteche pubbliche aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale. Una vetrina per artisti e compagnie teatrali pugliesi premiate a livello nazionale. A Puglia Theater Talents, il nuovo progetto di Giovanni Tamburrino che torna a proporre alla terza il Festival della Terra delle Gravine dopo 13 anni di assenza. Si comincia venerdì 18 luglio con il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari di Portico. Appuntamento alle 22 in piazza Vittorio Emanuele alla terza venerdì prossimo. Siamo alla rassegna stampa con la prima pagina del quotidiano Taranto Buonasera, in distribuzione tra poco nelle edicole per le strade. L'emergenza, una città assediata, scrive Taranto Buonasera. Furti, barboni, accattoni e molestatori, 5 arresti. Nello specifico un terzetto sospetto di calabresi è stato preso ai tamburi. Volevano cenare davanti alla chiesa, spagnoli in manette, questa è la seconda notizia. E poi ancora fisse dimore per gli accattoni SOS in centro. Altri titoli, l'emergenza. Una casa per i tarantini in difficoltà. Poi ancora calamità, sbloccati 500.000 euro, la notizia giunge da Confagricoltura. In Viale Magna Grecia inaugurata pista ciclabile e la rotatoria. A Grottaglie nel PD si apre la corsa alle regionali e poi ancora un'altra notizia, centropagina, bloccò le imprese, condannato, consorzio Le Caselle, 6 mesi ad un dirigente comunale. Poi lo sport, il calcio, i campani non parlano, valutiamo per gli spettacoli Franco Cosa stasera show a San Vito. È tutto per questa edizione provinciale di 100 Notizie Taranto, grazie per l'attenzione e arrivederci.
Per l'avvio di un nuovo progetto commerciale, importante azienda territoriale seleziona ambosessi automuniti di età compresa tra 20 e 25 anni. Si richiede bella presenza, predisposizione alle pubbliche relazioni e diploma di scuola media superiore. Si offre interessante trattamento economico e incentivi. Gli interessati possono telefonare al 324 62 22 555. Per me no, grazie. Per me Studio 100. La tua informazione preferita, la più seguita in città e in provincia, a portata di Touch con Studio 100 App. Scaricala subito su smartphone o tablet. Studio 100 App. Ovunque con te. Auto Ingross, unico organizzato Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, veicoli commerciali a Taranto, da oggi è anche il più grande centro autovetture semestrali, chilometro zero e auto usate. Da Auto Ingross, anticipo zero e tasso zero su tutte le auto disponibili. Nuove, semestrali, chilometro zero, in pronta consegna. Auto Ingross, Viale Unità d'Italia 60. Dopo i successi di Portici d'Estate e La Girandola, Antonio Rubino Organizzazioni presenta Il Morso della Tarantola. 25, 26, 27 luglio nell'incantevole Corte dei Fragni a Martina Franca. Si balla, si mangia, si fa festa con il Festival di Pizzica e Taranta, con i Terra Ross, Selva Cupina, Izamara, Storie del Vecchio Sud, gli Icubra e tanti altri. Sagre di prodotti tipici. Costo biglietto 3 euro. Lasciati pungere dalla Tarantola dell'Allegria. Info 080 48 00 600. Premiata Falegnameria De Santis. Porte interne a partire da 180 euro. Porte interne in massello a soli 500 euro tutto compreso. Per la super affidabile porta blindata Potent con nucleo europeo, aumentiamo la sicurezza con 13 punti di chiusura e abbassiamo il prezzo. 650 euro installazione compresa. Strutture guscio a soli 100 euro. E Artiglio, la porta blindata di ultima generazione. Infissi esterni con contributo statale del 55%. Premiata Falegnameria De Santis. Taranto, via Romagna 20. Outlet del Materasso, distributori per la Puglia dei marchi Pirelli, Evea e Simmons, propone guanciali 100% lattice a 9,90 euro, materassi a partire da 49 euro, reti a doghe a 39 euro, materassi in memory form a 290 euro, poltrona relax 390 euro. Outlet del Materasso, riposare bene, da noi conviene. Apruzzi e Apruzzi, fare bene il proprio mestiere. Arrediamo su misura impiegando solo legno. Ogni mobile è un pezzo unico e inconfondibile. Il costo? Meno di quello che si potrebbe pensare. Ora con il bonus mobili potrete usufruire della detrazione fiscale anche con i nostri finanziamenti personalizzati. Non vi accontenterete mai più di qualcosa di diverso. Apruzzi e Apruzzi, fare bene il proprio mestiere. Centro lavorazione Corian, a Taranto in via Napoli 54. AS Taranto 1977-78, quando il sogno sembrava possibile. Una maglia storica. La stessa maglia, oggi disponibile solo su prenotazione, in numero limitato, 150 pezzi. In omaggio con la maglia storica, confezione celebrativa, stemma AS Taranto e rivista speciale sulla stagione 77-78, con foto inedite e curiosità. Per informazioni, maglia storica @fondazionetaras.it. Prenotazioni su www.fondazionetaras.it. Con Nozze a Taranto, il tuo sarà... Chi trova degli amici, trova un tesoro. Ma siamo certi che sia così? No, il mio divano nuovo. Basta, basta così. Fuori tutti. Fiusco Arredi, per un arredamento senza equivoci. Fiusco Arredi, l'eccellenza dell'arredamento in Puglia. Francavilla Fontana, Brindisi. Aperti anche la domenica. Per la pubblicità su Studio 100 TV,
099 47 16 555. La pagina sportiva del nostro telegiornale, ben ritrovati. Parliamo di calcio in apertura. I bilanci del Taranto FC sono veri e trasparenti ed è per questo che ho invitato i Campitiello ad un gesto di fiducia e stima reciproca che ci consenta di parlare finalmente della prossima stagione e di calcio giocato e di assumere così da subito la gestione diretta della società. Recita così un estratto della lettera inviata da Fabrizio Nardoni ai fratelli Campitiello. Dopo l'appello del presidente del Taranto si attende una risposta degli imprenditori campani, una risposta che ci si augura possa arrivare in tempi brevi per completare il passaggio di consegne e pianificare la prossima stagione. Francesco Montervino, contattato ieri sera dalla nostra redazione, ha dichiarato che al momento non ci sono novità e che si è in attesa. I tempi stringono e Taranto ha bisogno di una presa di posizione. Sembrerebbero superati gli ostacoli presentati negli ultimi giorni, ma occorre assolutamente prendere una posizione netta. La tifoseria, e non solo, attende fiduciosa. Emerge il caso Vertenze, ne sarebbe partita una da un calciatore al club rossoblù. Il capitano Prosperi smentisce, per ora non ce ne sono, ma non stiamo con le mani in mano. Sentiamo. Il caso delle vertenze dei calciatori del Taranto. Nella serata di martedì si è diffusa la notizia che parlava di alcuni atti inoltrati al club da parte di atleti per recuperare alcune spettanze. Al momento invece risulterebbe pervenuta solo una vertenza da parte di un calciatore del Taranto che ha dato mandato ad un suo legale di fiducia. Un atto che però non pregiudica e né può danneggiare la situazione del club in merito alla documentazione per l'iscrizione al campionato. Sul presunto caso vertenze le precisazioni del capitano Fabio Prosperi, che è voluto intervenire durante 100 Sport Magazine. Ho sentito che c'è stato qualcuno che ha detto che, qualcuno ha fatto 7 vertenze, chi 8, chi 10. Oggi non è stata fatta nessuna vertenza. Oggi la squadra sa benissimo qual è il momento, è normale che ha comunicato la squadra che si sta preoccupando, la squadra è preoccupata, ribadisco lo stesso concetto, la squadra è preoccupata, si sta diciamo adoperando per tutelarsi, tutto qua. A oggi non è stata fatta nessuna vertenza, poi si potrà fare domani, dopodomani, tra una settimana, tra 10 giorni, però siccome è il momento delle stupidaggini, insomma, chiedo a tutti quanti di non dare notizie sulla squadra che non c'entrano assolutamente niente, e comunque le vertenze la squadra non le farebbe mai in 7, su questo ve lo posso garantire. La squadra o non la fa nessuna o la fanno in 30 tutti quanti. Ci tenevo solo a chiedere questa cosa qui, perché sennò la squadra, nonostante la stagione è finita, è rimasta ancora molto compatta e continua a esserlo, quindi insomma ci tenevo a smentire questa cosa qui in maniera ufficiale. Non so chi ha detto, a chi addirittura ha detto che sono arrivato all'ufficio legale, insomma io non sto seguendo la trasmissione perché sono fuori, mi hanno chiamato e ci tengo a smentire questa cosa qui. La squadra è la verità, l'ho detto io la settimana scorsa, si sta tutelando, si sta guardando intorno, perché comunque è una situazione che comincia a essere abbastanza preoccupante. Noi ne siamo al di fuori, però abbiamo semplicemente comunicato a chi di dovere che siamo un po' stufi. L'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, è intervenuto durante 100 Sport Magazine. Per uscire dalla crisi calcistica occorre lavorare di squadra e stemperare le polemiche, ha dichiarato in diretta durante la nostra trasmissione. Certo, il mio parere è proprio che il Taranto possa esprimere il meglio di sé, e soprattutto a questo obiettivo non giova quando i toni sono esasperati, quando insomma dobbiamo fare tutto il possibile perché i toni si calmino e perché con attenzione e serietà si veda nello sport anche la manifestazione della nostra città, la manifestazione delle cose migliori che abbiamo, per cui dobbiamo correre insieme, collaborare, unirci insieme in questo momento che possa segnare una ripresa e mettere lontano, allontanare da noi lo spirito della derrota, della sconfitta. Però l'esortazione, per esempio, prende spunto da certi elementi essenziali dello sport e del calcio. Innanzitutto lo spirito sano della competizione, quindi ci vuole certo una competizione, perché uno
deve entrare in campo non per pareggiare, deve entrare in campo per vincere, quindi da un certo punto di cioè deve dare il meglio di sé. Quindi lo spirito della competizione lo dobbiamo mettere in atto, se no meglio nemmeno cominciare, uno non può cominciare sconfitto. Secondo, lo spirito della squadra, cioè dell'ordine, c'è un gioco, c'è una. Cioè, ci sono delle regole. Abbiamo visto che ci può essere il campione, ma se non c'è la squadra non si vince la Coppa del Mondo. Quindi ci vuole le regole, l'attenzione alle regole. E poi lo spirito di sacrificio, cioè proprio il fatto che uno sente che la cosa è sua. Allora, almeno queste tre, e poi anche ad un certo punto il limite, uno riconosce pure i limiti, voglio dire, abbiamo visto la Coppa del Mondo, i limiti che ci sono. Quindi la competizione che secondo me ci deve animare, non ci dobbiamo buttare giù, ci deve animare. Secondo, le regole e l'ordine, perché c'è un ordine, non ci può essere il solitario o il salvatore della patria geniata, a parte che è difficile trovarli, insomma, ci vuole lo spirito d'insieme. E poi l'altro aspetto che è quello dell'impegno serio, del sacrificio e quindi dell'avere come obiettivo una cosa più grande. Lo sport a questi punti li suggerisce sia del campo e sia della società. Parliamo di calcio 5 femminile. L'Italcavere Alstat ha perfezionato l'acquisto di Federica Gallo, che con Valentina Margarito si inserisce nel reparto portieri della formazione rossoblù. L'estremo difensore, nativo di Martina Franca, proviene dalla città di Taranto e oltre ad essere in orbita dell'Italcavere Alstat, in quanto portiere della formazione WISP del sodalizio ionico, campione interprovinciale. La giovane atleta è felice per iniziare una nuova avventura con questa società che mi ha dato la possibilità di poter iniziare a giocare per un sogno. La Serie A, si legge nel comunicato stampa dell'Italcavere Alstat. Ringrazio il città di Taranto per avermi dato la possibilità di arrivare nella mia nuova squadra, così come voglio dire grazie ai mister Concetta Labonia e Gianfranco Lovelli, con cui ho condiviso l'avventura nella formazione WISP, ha dichiarato Federica Gallo. Siamo all'Ippica, il convegno di giovedì prossimo, di domani, all'Ippodromo Paolo VI, sarà dedicato interamente alla categoria dei gentleman, ovvero coloro i quali non svolgono l'attività ippica come lavoro, ma si dilettano in pista improvvisando i cavalli in corsa, molto spesso di proprietà. Saranno come di consueto 8 le corse in programma, con inizio alle 19. Le corse di maggior interesse sono due, la settima che vedrà il via ai migliori soggetti di 4 anni e l'ottava che sarà anche tris nazionale, sulla quale sarà possibile scommettere anche sulla combinazione quartè e quintè. Il campo partenti della Tris ha raccolto soltanto 12 unità, si correrà sulla distanza del miglio e saranno protagonisti concorrenti di categoria E, F. In chiave pronostico si potrebbe tentare con Prima del Sile, che avrà Federico Rescio in sulchi, e Oc Marie con Luigi Giannuzzi, entrambi in seconda fila, che stanno correndo bene ed affrontano una compagnia alla propria portata. Dovranno fare particolare attenzione soprattutto a Nirvana Va, che vinse bene con ottimo riferimento cronometrico lo scorso mese a Foggia. A Nobel Bar e Poker Face HBD, rispettivamente in coppia con Cosimo Brigante e Lucio Curato, senza dubbio le migliori carte della prima fila. Una manifestazione sportiva per ricordare il giovane pugile Mario Camassa, prematuramente scomparso. Si terrà sabato 14 luglio nel centro sportivo La Palma di Reporano il secondo memorial di box La Notte dei Gladiatori. L'appuntamento è organizzato dalla pugilistica Merico. Gli incontri inizieranno alle 20:30. Ed è tutto per la pagina sportiva del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.